Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, è la domenica della parola di Dio, non solo come ricorrenza, diciamo così, liturgica, ecco, per volontà della Chiesa che ha istituito questa festa, ma anche per il tema che le letture stesse sottopongono alla nostra attenzione, perché è evidente che il centro di questa liturgia è la parola di Dio, considerata sotto diversi punti di vista. Primo, la celebrazione, la grande celebrazione della parola di Dio, di cui ho parlato nell'omelia di ieri sera, che è la prima lettura, questa grandissima giornata spesa in ascolto della parola da parte del popolo di Israele, tra canti di gioia e lacrime di commozione. Poi c'è l'eco del Salmo responsoriale, che considera quell'aspetto particolare della parola di Dio intesa come comunicazione e trasmissione a noi dei divini voleri in ordine a ciò che riguarda la sua legge. Cosa vuole Dio? Cosa è buono ai suoi occhi? Qual è il confine, la linea di demarcazione tra il bene e il male che tutti quanti gli uomini che abbiano un minimo di coscienza cercano, ma non tutti sono in grado di trovare? Dio è venuto incontro a questo, perché nell'Antico Testamento abbiamo avuto i 10 comandamenti, ed è di questo che si parla nel Salmo, quando si dice i precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore, il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi, parla di questo. Cioè, gli ebrei chiamano i 10 comandamenti le 10 parole, parole divine, o anche il cammino della vita. È un dono da parte del Signore che ci consente di fare chiarezza appunto sulla linea di demarcazione, sul confine che c'è tra ciò che è lecito e non è lecito, ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è buono e ciò che è cattivo. Poi abbiamo la seconda lettura su cui vorrei fermarmi un po' in questa seconda omelia, dove vediamo la parola di Dio che si manifesta a noi in quanto rivelazione, che è un'altra cosa molto molto importante. Rivelazione significa illuminare dall'alto, dare una chiave di lettura di realtà che, se uno le guarda con occhio umano, hanno apparentemente un altro aspetto. Ci torniamo subito, finisco la presentazione generalizzata. Nel Vangelo, di cui, se Dio vuole, cercheremo di approfondire qualcosa nella prossima omelia, vediamo l'altro aspetto importantissimo della parola di Dio, cioè il suo essere efficace. Una volta che esce dalla bocca dell'Altissimo, la parola di Dio si compie. Troviamo Gesù nella sinagoga di Nazareth che, leggendo una profezia di Isaia, la dichiara compiuta in sé. Questo dà l'occasione di riflettere su quella caratteristica peculiare e unica della parola di Dio, che è differente dalla parola umana, che quando Dio parla non si limita a illustrare, a comunicare, a dire qualcosa, ma la parola di Dio è, dice la Sacra Scrittura, è efficace. Non torna a Dio senza aver prodotto ciò per cui l'aveva inviato, non è mai senza effetto. Dio non parla mai, a differenza di noi, né a vanvera, né quello che dice cade nel vuoto. Produce sempre degli effetti, evidentemente benefici, di grazia, di salvezza e di santità. Cosa ci ricorda San Paolo nella seconda lettura? Ora, se voi provate un po' a andare in giro, ma proviamo a pensarci anche noi, no? Che cos'è la Chiesa? Che cosa pensa la Chiesa? Avete visto quando Gesù parla con gli apostoli, no? Dice, sentite un po', cosa dice la gente di me? Che cosa pensa che io sia? Cominciano a rispondere le persone che voi conoscete. Che pensano della Chiesa? Tema? Qualcuno... Oggi è abbastanza diffuso che Chiesa uguale Vaticano, d'accordo? Quindi la Chiesa uguale Vaticano, che è un posto un po' strano, dove si fanno delle cose un po' losche, d'accordo? Dove ci sono un sacco di cose, di opere d'arte, di cose che nella Chiesa non ci dovrebbero manco stare. Chissà che combinano là, c'è lo IOR, ci stanno sti cardinali che chi lo sa che fanno là, a destra e a sinistra, no? Cioè, questo è molto molto diffuso, cioè nel pensiero comune, no? Quindi qualcun altro ha delle idee abbastanza bruttarelle della Chiesa, quindi che si spinge anche un pochino oltre, prendendo occasione, ahimè, da alcuni purtroppo veri fatti contingenti
non edificanti, successi, ahimè, in questi ultimi tempi e sistematicamente amplificati e presentati a regola d'arte da quei manipolatori della verità, perdonatemi la severità di giudizio, ma insomma scappa proprio dalle labbra, che sono i mezzi di informazione che prendono una cosa e chiaramente te la presentano in un modo ingrandito e ingigantito, viene trasmesso una concezione del tutto, come dire, brutta della Chiesa, quindi il luogo dove ci sono i sepolcri imbiancati, quelli che parlano bene, che predicano bene e razzolano male, che vorrebbero predicare il Vangelo e dire agli altri che sono santi e invece loro guarda quello che fanno, e sono tutti così. Io non voglio insomma cadere sul personale, ma vi assicuro che negli anni passati, e non è successo soltanto a me, anche a diversi confratelli, qualcuno di noi camminava, come dire, candidamente per strada, riconoscibile come sacerdote, come un sacerdote deve essere, e vi assicuro che qualche, come dire, baldanzoso astante ti passava vicino e ti epitetava con qualche attributo molto offensivo, e, come dire, accomunandoti ad alcuni fenomeni, di scandali, come dire, amplificati dai media, senza mai aver visto o conosciuto, insomma, che ci sia qualcuno che abbia fatto delle cose molto brutte. Non vuol dire che tutti lo facciano, però, capite, molte volte passa questo tipo di discorso. Qualcun altro, diciamo, persone un po' meno estremiste, un po' meno qualunquiste, che magari si informano un po', pensiamo per esempio agli intellettuali laici, guardano la Chiesa come un'istituzione che ha una rilevanza non indifferente, perché è un fatto oggettivo che nel corso della storia, almeno in 2000 anni, i conti con la Chiesa ci hanno dovuti fare tutti, volenti o nolenti, i conti con la Chiesa. Pensate quando ancora il papato era una grossa autorità politica, cosa che è finita non è tantissimo tempo fa, è finita con Pio IX nel 1870, quindi sono 1800 anni di storia. Quindi una istituzione, però evidentemente analoga a quelle umane, certo con il punto interrogativo, sapete, no? Questi nemici della Chiesa non se lo sanno tanto spiegare, perché non c'è nessuna istituzione umana che è riuscita a campare 2000 anni, pur avendo avuto al suo interno, come la storia peraltro ci insegna, qualche piccolo problemino, usando un ampio eufemismo. Si chiedono, ma questi come hanno fatto? Perché l'impero romano non c'è più, l'impero persiano non c'è più, l'impero di Alessandro Magno non c'è più, l'impero di Napoleone non c'è più, i dittatori, Hitler, tutto passa, d'accordo? Anche se questi grandi super dittatori e potenti della terra sembrano immortali, invincibili e dar luogo a regimi interminabili, il tempo è sempre galantuomo, alla fine arriva il re dell'azione e se ne tornano tutti quanti a casa, o peggio che a casa, no? Alla Chiesa questo ancora non è successo, e guardate che dall'interno e dall'esterno le bombe che ha ricevuto la Chiesa in 2000 anni sono veramente tante, per cui rimangono perplessi, perché loro non ci credono nell'origine sovrannaturale della Chiesa, dicono questi come vanno a stare ancora in giro, a non essere ancora, come dire, annientati dalle circostanze storiche. Noi lo sappiamo perché. Ora, la seconda lettura ci dà una lettura. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa non si può comprendere con, come dire, criteri di valutazioni sociologici, politici o meramente antropologici o comunque umani, perché la Chiesa è una realtà che viene dall'alto, è un mistero, è una realtà misterica, quindi ha a che fare direttamente con Dio. Il motivo per cui, nonostante molte sue membra, adesso il discorso che fa San Paolo, quindi dell'unità del corpo e della distinzione delle membra, avete sentito dire qualche volta, no? Che la Chiesa si chiama, così è definita dal Magistero, il corpo mistico di Cristo. Dalla pagina che abbiamo ascoltato da San Paolo ne era spiegazione. Che significa? Significa che la testa di questo corpo è il nostro Signore Gesù Cristo, che però è unita e saldata attraverso tutte le sue membra, che sono da un lato distinte e dall'altro però indissociabili dal corpo. Cioè, io adesso sto muovendo le mani parlando, no? Ma questo è un gesto inconsapevole che io sto facendo, perché le mani sono unite a me, sono io che sto muovendo le mani, non è che la mano si muove per conto suo, d'accordo? Tutto dipende dalla testa. San Bernardo diceva che chi è l'anello di congiunzione tra la testa e il corpo? Il collo della Chiesa, quelli che legano le membra, che sono le parti meno nobili, con la testa.
Maria Santissima, che era più vicina a Cristo, è più grande di noi, quindi si trova, è più piccola del Signore, quindi si trova tra la testa e il corpo. È un'immagine bellissima. Capite che significa questo qui, no? Cioè, noi che siamo membra della Chiesa, dobbiamo essere felicissimi perché questo corpo mistico di Cristo si va formando e componendosi nel corso della storia. Ancora non è completo, perché noi siamo nel 2000. Fino a quando durerà la storia? Boh, altri 1000 anni, altri 2000, altri 3000, altri 5000, che ne sappiamo? Tra poco nel credo diremo che aspettiamo che ritorni il nostro Signore, aspetto la risurrezione della carne, aspetto la vita eterna, quindi ci sarà una fine, ma non sappiamo quando sia. Quindi ci sono dei santi che ancora non sono nati, quindi che ancora non li abbiamo visti, e la bellezza della Chiesa, quindi che cos'è questo bellissimo corpo mistico di Cristo, tutto perfettissimo e splendente, sapete quando è che si vedrà perfettamente? Solo alla fine. Adesso, diceva Sant'Agostino, che cosa succede? Che ci può essere qualche membro che se ne va un po' per conto suo, cioè è vero che la mano non può fare a meno del resto, ma voi sapete, no? Facciamo un'immagine umana, che cosa succede se, Dio non voglia, la circolazione del sangue non arriva più alla mano? La mano va in necrosi, quindi diventa un membro morto, può anche, e sapete quando questo succede, che bisogna fare? Bisogna tagliarla, no? Ricordate Gesù nel Vangelo, chi non rimane unito a me come un membro al corpo viene tagliato via e gettato nel fuoco. Quindi che qualche membro vada in necrosi ci sta. Come si fa ad andare in necrosi? Come si fa? Basta fare una cosa molto semplice. Gesù dice che si entra a far parte di questo corpo mistico con il sacramento del battesimo, che ci rimette i peccati e ci dà la vita della grazia. Come si muore? Basta non stare più in grazia. Basta perdere la grazia di Dio. Già quando una persona perde la grazia di Dio, di per sé già muore. Sapete che poi ci stanno gli interventi di chirurgia soprannaturale, no? Perché se tu sei morto in questo modo, basta una bella confessione e l'arto ti viene fatta la, come dire, il trapianto dell'arto viene riappiccicato, il sangue ricomincia a circolare e l'arto ricomincia a funzionare. Questo, capite, ci fa comprendere come da un lato la bellezza di tutti quanti e la varietà, no? Pensate ai santi, come sono belli e quanto sono diversi tra loro. Qualche giorno fa è stata la festa di Sant'Antonio Abate, qui non si può, ma Sant'Antonio Abate non è mica come San Francesco, non è mica, domani sarà la festa per esempio di San Francesco di Sal, grande vescovo, grande uomo intellettuale, grande formatore di spiriti, ma se a contare tutti quanti i santi, qualche giorno fa è stata la festa l'altro ieri di Sant'Agnese, una fanciulla di 13 anni, vergine e martire, quindi c'è una varietà immensa nel corpo mistico di Cristo, perché i santi sono tutti diversi come le membra del corpo umano, ma tutti quanti uniti al Signore e tutti quanti utili all'interno del corpo secondo i disegni di Dio. Ci sono anche le membra destinate ad essere recise, quelle che si staccano dal corpo e se ne vanno purtroppo a fare la fine che fanno. Cioè, questo non ci deve scandalizzare, ma il fatto che un membro vada in cancrena non vuol dire che tutto quanto il corpo diventi malato, capite? Quindi questo tema, capite, ci fa comprendere come, e concludo per non dilungare troppo, l'importanza della parola di Dio, una delle fondamentali dimensioni della parola di Dio, è l'illuminazione soprannaturale, quindi la capacità di vedere le cose, qui abbiamo fatto l'esempio della Chiesa perché la seconda lettura questo ci sottopone, come le vede nostro Signore, ma la stessa cosa vale sulla famiglia, sulla società, sul lavoro, sulla vita dell'uomo. La luce che si riceve dalla parola di Dio consente di dare a queste realtà un senso, una significazione che, prescindendo da ciò che Dio ci rivela, non ci arriviamo e vediamo tanti fenomeni e tante cose a cui non sappiamo dare un senso unico, coordinato e bello, perché non siamo in grado di fare. Per essere illuminati occorre lasciarsi illuminare profondamente dalla parola di Dio. Chiediamo in questa Santa Messa, come ho detto nella orazione colletta, che il Signore ci dia la grazia di comprenderne la bellezza e di accostarci sempre di più a questa grandissima fonte per esserne illuminati e per ricevere tutto il bene che il Signore, attraverso la sua parola, dona alla sua Chiesa. Siano lodati Gesù e Maria.